Domenica sera Papa Francesco riprende il suo pellegrinaggio nel mondo per raggiungere per la terza volta l'Asia e lunedì 27 novembre Yangon, la capitale del Myanmar, come primo pontefice a visitare l'ex Birmania. Tre giorni dopo, giovedì 30, si sposta nel vicino Bangladesh, un paese a maggioranza buddista e uno quasi totalmente musulmano, nei quali i cattolici sono una piccola minoranza, ma indispensabile per una vera riconciliazione nazionale. Ne parliamo con il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che come sempre accompagnerà il Papa nel suo viaggio apostolico. Il primo interesse del Santo Padre in questo suo viaggio sarà rivolto proprio alla comunità cristiana, per esprimere vicinanza, per esprimere sostegno, e nello stesso tempo credo il Papa incoraggerà queste comunità, oltre naturalmente a confermarle nella fede, le incoraggerà ad essere una presenza di pace e di riconciliazione e di solidarietà all'interno della loro società, quindi a lavorare soprattutto per il bene comune. Ecco, non essere estranee, non essere considerate estranee alla realtà dei loro paesi, ma pienamente integrate, ecco, e capaci di dare un contributo proprio alla crescita civile e pacifica di questi paesi. In Asia sono tornati a soffiare purtroppo venti di guerra per le tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti. Possiamo aspettarci da Papa Francesco un nuovo invito a cercare sempre la strada del dialogo? Credo che il fatto di trovarsi in Asia, ecco, molto più vicino a quest'area di crisi che attualmente inquieta e preoccupa tutto il mondo, sarà un'occasione per rinnovare questo appello. Ecco. Santo Padre è sempre disposto, ecco, ad offrire tutto l'aiuto suo e della Santa Sede per tentare di affrontare e di risolvere questi problemi, ecco, attraverso il dialogo, attraverso il negoziato, attraverso l'incontro, no? E credo che ancora una volta in questa circostanza rinnoverà questo appello, sapendo che al di fuori di questi mezzi non c'è possibilità di risolvere in maniera pacifica, ecco, queste situazioni così preoccupanti. E sapendo appunto, come già i papi hanno ripetuto tante volte, che niente è perduto con la pace e tutto può esserlo con la guerra, soprattutto se si tratta, come nella prospettiva, di una guerra atomica. In entrambi i paesi ci sono profughi che vivono in condizioni inumane. Il Papa chiederà ai governi e alla comunità internazionale di risolvere questo dramma umanitario? Sì, certamente è ben noto che il Papa ha già manifestato più volte la sua attenzione nei confronti della situazione di questi profughi. E naturalmente l'appello del Papa va sempre nelle direzioni, ecco, prima di tutto, di insistere sull'accoglienza dei profughi e quindi di esprimere anche apprezzamento e ringraziamento per i paesi che si fanno carico, ecco, di queste persone che fuggono dal loro paese e che hanno bisogno appunto di aiuto, di assistenza per la situazione di grande vulnerabilità e sofferenza in cui si trovano. Poi nel senso di invitare la comunità internazionale ad offrire tutta l'assistenza umanitaria possibile di fronte a questo dramma. E credo poi alla fine, ecco, proprio l'invito ad una soluzione duratura di questi problemi, ecco, soprattutto per quello che riguarda lo stato di Rakhine in Myanmar, i profughi che ci sono appunto in questa situazione, una soluzione duratura che venga ricercata da parte di tutti gli attori, da parte di tutti i protagonisti in spirito umanitario, tenendo conto anche dell'importanza per la gente, per la popolazione, di avere una nazionalità, no? Ecco, e sapendo che solamente
questa soluzione duratura può offrire stabilità e può offrire pace, può offrire sviluppo a quella zona e a tutte le zone di conflitto. In Bangladesh i poveri sono più di un terzo della popolazione e soffrono anche per le alluvioni causate dai cambiamenti climatici. È quello che Francesco denuncia nella Laudato Si. Credo appunto che nella Laudato Si il Papa mette in luce proprio il rapporto tra i cambiamenti climatici e la povertà, nel senso che sono i poveri che più subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici e i paesi più poveri sono i più esposti appunto a questi fenomeni. E questo capita anche in Bangladesh, dove c'è appunto questa relazione tra la povertà, il cambiamento climatico e il degrado ambientale. Anche se nel caso del Bangladesh credo vale la pena di insistere o perlomeno di ricordare che sono stati fatti dei passi notevoli, anche ecco, dei buoni passi in avanti, sia per quanto riguarda la cura dell'ambiente, come è stato riconosciuto dallo stesso programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, sia anche nella lotta alla povertà.